Buonasera da Riccardo Zarfati, benvenuti all'analisi dei mercati finanziari con gli indicatori Echinacci. Vediamo oggi l'operatività per mercoledì 9 di novembre. Questa è la lista degli strumenti e questa diciamo il quadro della giornata. Vedete subito gli indici hanno proseguito il buon rialzo di ieri. Italia più 0,48%, Germania 0,24%, Standard & Poor's 0,36%. In questo contesto l'oro scende di pari grado, diciamo meno 0,39%, petrolio praticamente fermo, mentre il corn fa un buon balzo in avanti più 1,89%. Fermo l'euro-dollaro, meno 0,1%, siamo a quell'1,104 al quale l'avevamo visto ieri in chiusura. Fronte dati macro ci sono stati due dati in arrivo dalla Germania, la produzione industriale meno 1,8%, quindi un dato molto negativo, peraltro inferiore anche alle attese che vedevano sì un calo, ma di entità minore. L'export è anche negativo, ma in questo caso era un po' previsto dagli analisti, vedete meno 0,7 rispetto a meno 0,8. Ma naturalmente questa è stata una giornata interlocutoria perché l'attenzione è rivolta all'esito elettorale dagli Stati Uniti. Oggi è giornata di voto, si vota quindi per il Presidente degli Stati Uniti e domattina, ricordo, credo con ogni probabilità, se non succedono cose strane, avremo i risultati prima dell'apertura dei mercati europei, per cui si avrà il tempo per ragionare e per fare le dovute considerazioni sull'entrata o meno nei mercati. Andiamo comunque noi a vedere come si sono mossi i prezzi sulle nostre candele. Oggi è stata una giornata che ha confermato l'impulso rialzista di ieri. Vediamo quindi subito le nostre Echinacci, iniziando dagli indici europei e iniziando in particolare da quello italiano. Vedete oggi 0,4 lo strumento. Dopo questa prima candela verde di stabilizzazione, oggi da una candela di trend, quindi in questo caso si attiva un trend rialzista. Chiaramente siamo in un contesto in cui è un po' una scommessa. Per il momento si può dire che i mercati stanno scommettendo sulla vittoria della Clinton. Domani mattina potremmo avere un quadro radicalmente cambiato, ma per il momento la candela rialzista c'è e va correttamente segnalata. In ogni caso, comunque, questo segnale rialzista sia il tempo di farlo perché, come detto, conosceremo i risultati prima dell'apertura dei mercati. Per cui, un segnale da riconsiderare con tutta calma e con il beneficio di ulteriori informazioni molto rilevanti, prima che le contrattazioni inizino sui mercati europei. Comunque, segnale rialzista sull'Italia, segnale rialzista confermato sul DAX alla seconda candela. E segnale naturalmente anche rialzista sullo Standard & Poor's. Standard & Poor's, vedete qua l'ETF è arrivato in chiusura a 48,64, quindi non lontanissimo da quei 49 che a mio avviso rappresentano già una prima soglia di resistenza per questo indice. Naturalmente, qua in caso di vittoria della Clinton è più facile questo livello di resistenza possa essere superato, ma ovviamente ne riparleremo adeguatamente e con maggiori informazioni domani in serata alla chiusura dei mercati. Questo per quanto riguarda gli indici. Andiamo a vedere le materie prime. Sul petrolio abbiamo oggi, questo è lo short, andiamo a vedere il long, vedete oggi più 1,3%. Qua c'è una candela di stabilizzazione, chiaramente c'è un rallentamento di questo forte trend ribassista. Per il momento segnale rialzista non c'è, per cui a mio avviso sta ancora guidando fino a prova contraria un trend a ribasso. Chiaramente non sto suggerendo a questi livelli, con il forti pervenduto e con questa candela odierna, di entrare domani short, ma chiaramente coloro che fossero short ancora non vi sono motivi sufficienti per uscire da questa strategia che negli ultimi 10-12 giornate si è rivelata assai profittevole per chi ha seguito al ribasso il petrolio. Da osservare attentamente, e vedremo se domani farà una prima candela verde che darà seguito probabilmente a molte ricoperture di questo segnale. Quindi questo per il petrolio. Per il corn più 2,5 abbiamo una candela verde, c'è un trend piuttosto dubbio. In questo momento, dopo questo trend ribassista che era iniziato, ci sono state 2 giornate di stabilizzazione. Oggi una candela verde con delle code inferiori, per cui passerei semplicemente al momento, in attesa di un segnale più chiaro, da una posizione short a una posizione di attesa, o se preferite totalmente neutrale rispetto a questo asset.
Infine il gold vedete dà una decisa candela rossa di trend, per cui questo è un segnale che interrompe senz'altro l'attività rialzista. Anche in questo caso si vedrà domani, perché l'oro in queste ultime giornate sta viaggiando in decisa controtendenza rispetto agli indici. Non è una costante, non avviene sempre, ma questo è quello che sta avvenendo nelle ultime giornate. Comunque qua c'è un primo segnale short o quantomeno di uscita dalle posizioni long da questi livelli. Questo è tutto, per cui andrei a vedere il sommario dopo questi segnali giornalieri, e abbiamo qua una situazione in cui abbiamo una fase di rialzo per gli indici azionari, tutti e tre in modo coerente. Si rimane neutrali sull'oro in attesa di un segnale più convincente, ne riparleremo credo sull'oro meglio domani, e sul corn che passa da ribasso a neutralità. Per il momento rimane una fase ribassista sul petrolio, anche se ci sono primi segnali di una possibile fine di un trend e quantomeno di un qualche rimbalzo nelle prossime giornate, che naturalmente verificheremo. Un like su YouTube, un pollice alzato se vi interessa, se vi piace questa striscia quotidiana, e naturalmente vi ricordo di registrarvi al sito One Hour Trading. La registrazione è assolutamente semplice, richiede non più di 2 minuti e permette tra l'altro anche di provare il servizio in abbonamento su richiesta per una settimana. Non solo questo, vi è la possibilità anche di entrare in alcune aree riservate del sito con la registrazione, tra cui la visualizzazione di alcuni portafogli fatti in esclusiva. Sono 3 portafogli diversi sviluppati esclusivamente al 100% con ETF disponibili su borsa italiana. Registrazione gratuita, questi sono naturalmente i miei contatti per qualunque approfondimento vogliate sul servizio in abbonamento o anche su questa videoanalisi. Vi ringrazio naturalmente per l'attenzione e ci vediamo domani per un nuovo appuntamento. A presto e buona serata.